Grazie Presidente. È il quarto decreto che arriva con il governo Renzi ed è la quarta volta che il governo pone la fiducia. 4 su 4. Mi rivolgo a lei, sottosegretario, e al presidente Matteo Renzi, in qualsiasi talk show egli si trovi in questo momento, dato che nemmeno questa volta si è degnato di presentarsi in Parlamento. Così come non si è degnato di presentarsi nemmeno il ministro dei rapporti col Parlamento, al contrario di quanto faceva il suo predecessore, che almeno fingeva di interessarsi. Il cosiddetto decreto stupefacenti non è una porcata. Lo chiarisco, dato che finora eravamo abituati solo a decreti porcata. È soltanto drammaticamente mediocre per i motivi che esporremmo in dichiarazione di voto. Di solito, nella vostra prassi, il governo per tagliare i tempi pone la fiducia quando c'è il rischio di ostruzionismo. Sia chiaro che in questo caso noi non avevamo intenzione di fare ostruzionismo. Non l'avrebbe fatto Forza Italia, figuriamoci, è già grasso che cola se vengono in Parlamento o in Commissione. Ma allora, perché è stata posta la fiducia? È semplice. È semplice, Presidente Renzi, perché lei ha paura del dibattito parlamentare. Lei teme che la sua maggioranza, così fragile, crolli in Parlamento. Ma vede, Presidente, in una democrazia, quando il Premier si accorge di non avere una maggioranza solida, va a casa lui e la sua maggioranza. In un sistema totalitario, invece, il Premier non eletto come lei elimina il dibattito parlamentare perché l'azione del capo non venga disturbata. E questo è il tema di oggi. L'ennesima questione di fiducia deve farci riflettere su quale e quanta democrazia sia rimasta in questo Paese. Siamo di fronte alla cancellazione sistematica dei diritti dei cittadini che si vogliono vedere rappresentati in Parlamento. E quindi chiedo a tutti i parlamentari presenti, ma come rappresentanti dei cittadini, non vi sentite mortificati e umiliati da un governo per cui il Parlamento è un mero decretificio in cui voi non contate più nulla? Non vi dispiace essere considerati semplici schiacciabottoni dal Presidente del Consiglio, e mi rivolgo al PD, dal vostro segretario di partito? Probabilmente no, probabilmente ci siete abituati. D'altronde, l'importante per voi non è pensare e decidere nell'interesse delle persone, ma rimanere su quella sedia più a lungo possibile, almeno fino al 2018. E questo è il patto di Renzi con il suo partito e con la sua maggioranza. State zitti e vedete di non disturbare, che io vi faccio rimanere lì fino al 2018. E se sarete bravi, con l'Italicum vi rinomino. Noi non le daremo la fiducia, è la quarta volta che lo ripetiamo da quando lei non è stato eletto Presidente del Consiglio e siamo pronti a ripeterglielo tutte le volte che vorrà. Il disegno che state attuando è deplorevole sotto il profilo politico, ma soprattutto sotto quello morale. Voi dite ai cittadini, c'è la crisi, non si può andare per il sottile, con la democrazia non si mangia, bisogna fare. Ma in realtà finora avete prodotto ben poco, un decreto-legge che precarizza la vita dei cittadini fino a renderli schiavi. Ed una legge, il 416-ter, che fa un favore ai mafiosi. In Parlamento arrivano o leggi porcate o, nella migliore delle ipotesi, norme di una mediocrità disarmante che comunque stanno facendo perdere tempo al Parlamento e all'Italia intera. Il risultato è evidente. Il Paese continua a sprofondare nella crisi e voi continuate a usare il pretesto della crisi per non andare a elezioni e restare attaccati alle vostre poltrone. In altre parole, voi vi state cibando della crisi di noi cittadini per mantenere il vostro sistema. Per rimanere in tema con questo decreto, vi state fumando l'Italia. Coelho scrive: ciò che fa annegare non è l'immersione, ma il fatto di rimanere sott'acqua. Ed è questo che sta accadendo. Voi state facendo rimanere l'Italia sott'acqua. E lo potete fare soltanto perché le figure cosiddette super partes in Italia non esistono più. Il Presidente della Repubblica è il primo garante e promotore di un sistema incostituzionale basato sulle larghe intese. Il Presidente della Camera trasforma le commemorazioni in comizi per riempirsi la bocca di parole come democrazia e liberazione, ma poi non si indigna, né si scandalizza, né batte ciglio se la Camera che presiede è divenuta lo stuoino del governo.
Potete stare certi, anzi, potete stare sereni. Non assisteremo inermi mentre riducete in brandelli la democrazia e l'economia di questo paese e ne demolite le colonne portanti, perché guardando bene in quelle colonne trovate i sacrifici dei nostri padri e ancora di più il futuro dei nostri figli. Continuate a dire smettetela di salire sui tetti, facendo finta di non accorgervi delle centinaia di proposte che depositiamo. Ma se proprio vogliamo parlare di tetti, il motivo per cui oggi Matteo Renzi, un condannato in primo grado per danno erariale, e Silvio Berlusconi, condannato per frode fiscale, un individuo socialmente pericoloso attualmente ai servizi sociali, se queste due persone non possono massacrare la nostra Costituzione è perché noi, con il nostro ostruzionismo e con le nostre manifestazioni simboliche, come quelle di salire sul tetto, abbiamo salvato l'articolo 138 della Costituzione. Continueremo a batterci contro il sistema marcio che rappresentate e vi do un consiglio. Godetevi quelle poltrone fin quando potete. Continuate ad immaginare di fare riforme che non farete mai con Silvio Berlusconi. Continuate ad incassare i vostri stipendi e i finanziamenti pubblici mentre le imprese chiudono e i cittadini non arrivano nemmeno a metà del mese. Continuate a farlo se volete, ma sappiate che la pacchia sta per finire. La bolla mediatica di Matteo Renzi si sta inesorabilmente sgonfiando, perché vedete, un castello di carte è sempre un castello di carte. A noi castelli di carte non interessano, perché l'Italia ha bisogno di ben altro. Siamo pronti a costruire insieme a tutti i cittadini un paese migliore e lo faremo qui, in questo Parlamento, e dal 25 maggio lo faremo anche dall'Europa, perché per fortuna almeno le prossime elezioni non le potete cancellare, né voi né il presidente Napolitano, e potete scommetterci, vinciamo noi.